Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento nel canale Robby in Cucina. Buongiorno amigos brasileiros e benvenuti al canale Robby in Cucina. Oggi una nuova video ricetta regionale. Vediamo insieme come preparare il dolce italiano per eccellenza, il tiramisù. Per preparare il nostro tiramisù ci occorreranno una confezione di savoiardi, circa 400 grammi, 4 uova, 100 grammi di zucchero, 500 grammi di mascarpone, 8 tazze di caffè amaro, cacao amaro e per personalizzare la ricetta io ho utilizzato un bicchierino di marsala e gli amaretti. Il tiramisù è molto semplice da preparare. Montiamo i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo il mascarpone ai tuorli montati poco alla volta. Montiamo gli albumi a neve fermissima con un pizzico di sale. Adesso dobbiamo unire gli albumi montati a neve al composto di tuorli e mascarpone, mescolando delicatamente dal basso verso l'alto in modo da non smontare gli albumi. Adesso arriva la parte più bella della ricetta. Aggiungiamo al caffè il bicchierino di marsala. Versiamo in una pirofila pochissima crema per formare la base. Bagniamo i savoiardi nel caffè e formiamo il primo strato. Aggiungiamo uno strato di crema al mascarpone e ripetiamo i passaggi fino al termine di tutti gli ingredienti. Adesso mettiamo in frigo a riposare per circa 3 ore. Per dare una nota croccante, anche se la ricetta originale non lo prevede, io aggiungo degli amaretti sbriciolati sopra la crema al mascarpone solo nel momento in cui devo servire il dolce. Se non avete gli amaretti, potete mettere quello che vi pare, biscotti, gocce di cioccolato, insomma, date libero sfogo alla vostra fantasia. Un errore che fanno in molti è quello di mettere il cacao amaro in polvere subito. Il cacao amaro va messo quando serviamo il tiramisù, perché altrimenti diventa umido e pastoso. Ragazzi, non potete capire quanto è buono questo tiramisù con il marsala e gli amaretti, perché è sì il classico tiramisù, però il marsala mischiato col caffè dà quel tono particolare, quel sapore liquoroso, e in più ci sono gli amaretti che danno quella nota di croccante. Ragazzi, buonissimo. Bene ragazzi, la video ricetta di oggi finisce qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate tanti mi piace cliccando qui sotto e condividetelo sui vostri social.
Iscrivetevi alla pagina Facebook Robin Cucina, iscrivetevi anche al canale e continuate a seguire anche Bonjour Italy attraverso i suoi social. Io vi ringrazio per aver seguito il video e vi do l'appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao!